lo sport, ma noi abbiamo una rappresentazione dello sport che è tutt'altro. E vabbè. Sì, può andare. Se, allora, se può reggere con una mano sola il microfono, altrimenti non si capisce che è un microfono. Ok, così, così si quando vede la vuoi, bocca. Quando perfetto. Vuoi io parto. Prego, a posto. Professore Latouche, la domanda che le faccio è il rapporto fra decrescita e sport. Sapendo che per il capitalismo lo sport è stato una metafora di sviluppo. Sì. E che lo sport moderno è nato, in qualche maniera è influenzato, la rivoluzione industriale è stata sorretta dallo sport moderno. Allora, lei critica molto l'accumulazione infinita. Come si pone rispetto a un fenomeno come lo sport, che oggi sempre di più sta diventando meno fair play, meno etica, meno valori? La risposta è nella domanda, che si vede che naturalmente... effettivamente la modernità ha ripreso più o meno le parole d'ordine dei giochi olimpici e degli olimpici più veloci, più alti, che è in contrasto Alex Langer molti anni fa aveva detto no, si deve fare più dolce, più lento, più profondo, e questo corrisponde al progetto della decrescita. Allora direi che di più, nella mia vita personale non mi sono mai, perché non si può fare tutto, e lo sport l'ho lasciato a parte, anche se ho praticato alcuni sport come lo scherma, per esempio, un sport aristocratico e che non è molto mercificato di più, e naturalmente tutto la deformazione e la morte dello spirito sportivo attraverso il mercato dello sport è totalmente al contrario all'etica della decrescita. Perfetto. Posso farle un'altra domanda, se permette? Dico, io sono della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, e in particolare noi abbiamo declinato, proviamo a declinare con grande difficoltà tutto un progetto che vede nello sport appunto l'obiettivo innanzitutto quello di riconquistare, forse oggi potremmo anche dire stiamo dentro il quadro di SDGS, ecco, rispetto a questa roba qui abbiamo sempre delle grosse difficoltà rispetto a quelle che sono quelle relazioni col governo, quelle che sono le relazioni del mondo dello sport che invece si muove in tutt'altra maniera. Quale può essere una chiave di lettura in questo senso? Non ho capito bene. La domanda ancora meglio è questa. Noi ci muoviamo dentro la logica degli SDGS, sicuramente, quindi dello sviluppo sostenibile, no? Ci muoviamo dentro questo paradigma, e perché per noi è determinante, è l'obiettivo. Però riscontriamo delle grosse difficoltà in termini strutturali con quello che è il mondo dell'organizzazione olimpionica, l'organizzazione sportiva, e promuoviamo sui livelli di base, tentiamo di rivoluzionare questo concetto di sport, uno sport che si è trasformato, destrutturato. Ecco, ci dia qualche chiave di lettura in più di quello che può essere poi sul territorio la proposta sportiva. Diciamo che lo sport come lo spirito del vecchio sport, del fair play, che è il contrario della concorrenza che è al centro dell'economia. È una forma di competizione, sì, ma una competizione leale che non cerca di vincere a tutti i costi. E allora questo, lo sport è autentico, potrebbe essere un po' un modello di come fare una competizione senza fare concorrenza. E questo perché sicuramente l'uomo ha bisogno di cercare di sopravvivere. Vuole sempre andare un po' di dismisura. Ma una dismisura che non deve distruggere la natura, l'ambiente, come la dismisura economica. Per questo un po' di dismisura nello sport va bene, è un campo dove si può fare
realizzare questo desiderio di andare al di là senza distruggere la natura. Perfetto, la ringrazio.